Miei Padawan, pilota e astromeccanici, bentornati. Disattivate Adblock, accendete i propulsori e se il video ti piace, dimmelo con un pollice. Il caccia stellare alla V Alpha 3 classe Nimbus, comunemente conosciuto come V-Wing, è un mezzo di scorta prodotto dalla Kuat System Engineering nel 19 BBY. Entrano in campo in Star Wars Episodio 3 La Vendetta dei Sith durante la battaglia di Coruscant e servono la Marina Imperiale nei primi anni del regime. Darth Vader, a bordo di un intercettatore leggero ETA 2 classe Actis, guidò una squadriglia di ala V per assaltare una nave imperiale dirottata da alcuni Twi'lek ribelli. Il V-Wing è un piccolo caccia stellare di 7,9 metri che è posto soltanto per un pilota e un droide astromeccanico, protetto dai dissipatori dello scudo deflettente. Al contrario, i quattro alettoni verticali sono utili per il raffreddamento. La vista posteriore potrebbe ricordare un ben più noto veicolo imperiale, infatti negli anni vennero modificati e rimpiazzati dai TIE Fighter. Se notate, gli alettoni del V-Wing sono la metà di quelli dei TIE, mentre la cabina è stata rimpiazzata per maggiori performance. Il V-Wing è agile e veloce, ma armato soltanto di due cannoni binati a fuoco rapido. La scarsa potenza di fuoco e armatura vengono compensati dalla velocità di 1450 km/h. Vengono impiegati in folti gruppi e volano in sciame per sbaragliare il nemico. Per risparmiare sui costi e mantenere l'agilità del mezzo non sono dotati di iperguida. Per questo motivo vengono spesso lanciati dagli hangar degli Star Destroyer classe Venator. Inoltre, dopo essersi proclamato imperatore, Sheev Palpatine selezionò alcuni V-Wing come scorta personale. Per maggiori informazioni, Ultimate Star Wars, la Visual Encyclopedia, Complete Vehicles, nonché l'Enciclopedia dei Caccia Stellari e altri veicoli. Io sono Emilio Valotti, che la forza sia con voi.